Qual è stato l'andamento del mercato in questi primi mesi dell'anno in termini di costi, prezzi, domanda, marginalità? Il mercato è certamente ancora in una fase attendista. Ci sono stati mesi, i primi mesi dell'anno, che anche sulle informazioni che il mercato conosce molto bene evidentemente dei prezzi delle materie prime, ha cominciato a esprimere, soprattutto da parte dei distributori, alcune fasi di restocking. Diciamo che, vista la stabilizzazione dei prezzi già subito dopo gli aumenti di febbraio e marzo, una stabilizzazione poi avuta sui prezzi, devo dire che il mercato sta già esprimendo non quel segnale robusto di ripresa che vorremmo vedere. Quindi continua a esserci in questo momento una pressione sui prezzi che comporta il fatto che i margini non siano certamente quelli che vorremmo avere. E quali sono stati i settori utilizzatori, vostri clienti, che hanno registrato le migliori performance in questi primi mesi? È più facile dire quali sono stati i settori finali che sicuramente hanno espresso un calo. I distributori, come dicevo, con un'attività di restocking hanno dato del contributo positivo. I produttori esprimono invece dei volumi leggermente in calo, alcuni molto in calo, quelli più esposti nell'agricolo, che stanno dando indicazioni di cali anche del 50%, mentre invece sul mondo dell'handling, del forklift, della movimentazione, invece si esprime una tenuta maggiore. Quindi distributore meglio del produttore in questa fase, produttori più esposti sull'agricolo soffrono di più, gli altri invece continuano a mantenere una stabilità sul volume. Infine, quali sono le previsioni per la restante parte dell'anno? Allora, mi piacerebbe dire una crescita. In questo momento, malgrado gli indicatori PMI globali, perché Stati Uniti sono sopra il 50, la Cina è sopra il 50, adesso anche l'Europa, da un paio di mesi si vede un indicatore PMI che è tornato ad essere stabilmente da due mesi sopra il 50, indicando comunque una previsione di fase espansiva. Ricordo che, lo sapete meglio di me, era dal 2022 che era sotto 50 questo indicatore, quindi oggettivamente i segnali perché ci possa essere una ripresa ci sono da un punto di vista tecnico. Quando questi si esprimeranno poi in un aumento di volume è difficile dirlo. Ci auguriamo che il secondo semestre cominci ad arrivare quella ripresa che ci attendiamo, perché oggettivamente il periodo di volumi bassi ormai è davvero lungo, quindi l'aspettativa è che quando ci sarà questa ripartenza sarà robusta, perché sconterà un approvvigionamento a bassi volumi che ormai persiste da molti mesi.